che in qualche modo possono essere ricollegati a questa scadenza. Sentiremo appunto da Amilcare Digiuni. Poi più tardi, questo non l'abbiamo scritto nel nostro palinsesto, anzi c'è stato un cambiamento, dovevamo collegarci con un edicolante di Nola che ha la sua edicola proprio davanti all'ospedale, dove in questi giorni si sono verificati dei fatti abbastanza spiacevoli, appunto, tipo i pazienti ricoverati per terra perché non c'erano posti letto, comunque c'era una situazione di grande caos. Avevamo appunto preventivato un collegamento con questo edicolante di Nola, ma all'ultimo è saltato per gli impegni dell'edicolante, quindi al posto di questo edicolante di Nola avremo invece un collegamento con Brescia, con un edicolante di Brescia, anzi una edicolante di Brescia, che ci parlerà appunto dei problemi legati all'estratto conto unificato. Una novità, sentiremo appunto di che cosa si tratta intorno alle 11:15, come finisce il collegamento con Amilcare. Bene, questo è il palinsesto di oggi. Adesso ancora una breve pausa musicale. Noi ci risentiamo tra pochissimo per la rassegna stampa.
Bene, allora riaccendiamo i microfoni per lo spazio dedicato alla rassegna stampa. Diamo un'occhiata ai titoli, agli argomenti sulle prime pagine oggi dei giornali in edicola. Parliamo di quotidiani, naturalmente un colpo ai 5 Stelle in Europa, è questo il titolo di apertura del Corriere della Sera. Verhofstadt fa retromarcia dopo il no dei tedeschi e francesi, la base del Movimento 5 Stelle che dice i vertici si scusino. Quindi c'è aria di divisioni che sicuramente sono su un tema importante, quello delle alleanze europee, che in questo caso pone un'alternativa abbastanza precisa. Il populismo di centrodestra, stile inglese, anti-euro, piuttosto che invece un atteggiamento sicuramente più liberale, ma più vicino agli interessi di quelli che sono i poteri finanziari forti in Europa, a cominciare dalla Germania. È un'alternativa secca, molto precisa, che sicuramente avrà conseguenze importanti all'interno del movimento, praticamente facendo intravedere tre raggruppamenti, tre settori, uno sicuramente di centrodestra, di stampo populista, l'altro liberale e uno un pochettino più spostato a sinistra. Vedremo appunto come potrebbe evolvere la situazione nei prossimi giorni. Dunque, il Corriere della Sera è particolarmente ricco di spunti questa mattina, a cominciare dalla foto notizia, cappelli e coperte in aula, l'Italia delle scuole al gelo, l'ondata di freddo continua, disagi in molti istituti. C'è una bella foto, anzi una foto sicuramente singolare, quella di bambini di un asilo nido, tutti messi in fila addosso alla parete con le coperte addosso per il freddo. Naturalmente tipica la situazione di Roma, dove la Giunta Raggi aveva varato un piano addirittura per preriscaldare le scuole tra sabato e domenica. Il piano è completamente fallito, ci sono state numerose segnalazioni che invece la situazione è completamente diversa. Nell'edizione di Roma del Corriere della Sera ci sono molti approfondimenti su questo tema. Dicevamo dei tanti spunti che ci sono oggi sul Corriere della Sera: liste pubbliche dei grandi debitori, il governo apre salvataggi bancari, serve una legge. E poi ancora su Trump, se la CIA e Meryl Streep bacchettano The Donald. Questo è il pezzo di Giuseppe Sarcina, finalmente qualcuno che si rende conto che negli Stati Uniti si sta creando una situazione davvero paradossale, con i poteri che contano, la presidenza dall'altra, la CIA da un'altra, che vengono a cozzare sicuramente su temi importanti quali quello dell'intrusione degli hacker russi nel periodo della propaganda elettorale e quindi sostanzialmente quello della sicurezza nazionale. Sulle banche c'è poi un editoriale di Federico Fubini: le banche e i cassetti da riaprire, scelte necessarie, commenta Fubini. Passiamo alla Repubblica, anche qui Grillo in apertura, Unione Europea porte chiuse a Grillo, liberali europei bocciano l'intesa proposta dal leader del Movimento 5 Stelle, è un movimento contro l'Unione, tra i grillini scoppia il caos e finisce sotto accusa a Casaleggio. Ora chiediamo scusa a Farage, è il virgolettato del movimento dei grillini. C'è una inchiesta, o meglio un approfondimento sulla situazione italiana dell'occupazione. Avete sentito il dato Istat, ormai la disoccupazione giovanile raggiunge quasi il 40%, gli under 24, scrive Repubblica, senza occupazione, mini jobs della Germania. Sulla vicenda di Grillo c'è il commento di Stefano Folli, molto indicativo, sintetico e preciso su quello che sta accadendo nel Movimento 5 Stelle, la Waterloo dei 5 Stelle. E poi l'analisi di Andrea Bonanni: l'europeismo non è negoziabile, appunto, come dicevamo prima, la scelta è netta tra un centrodestra populista e anti-euro e un atteggiamento invece liberale, proprio del tutto interno a quello che è, come veniva chiamato una volta, la tecnocrazia europea.
Vi segnalo sempre su Repubblica il ricordo di Giancarlo Bonetti, Bauma, il gigante del mondo liquido, così è stato definito. Ci sono anche altri interessanti contributi, quali quello di Ezio Mauro e quello e uno scritto di Bauma su Proust e Katy Perry. Andiamo avanti. Ah no, volevo segnalarvi sempre su Repubblica il discorso di Meryl, i tweet al veleno di Trump al Golden Globe, l'attacco di Strip, il presidente che dice una sopravvalutata. Quindi dimenticavo, sicuramente c'è una sorta di triangolazione in questo scontro ai vertici degli Stati Uniti, prima ancora che venga insediato Trump, e cioè da una parte la CIA, dall'altra la presidenza, e il potere che sicuramente è forte dei VIP cinematografici nel mondo americano e anche per quello che conta a livello mondiale. Il Sole 24 Ore, Veneto Banca e Vicenza, via libera ai mini rimborsi e poi FCA, quindi Marchionne, investe 1 miliardo negli Stati Uniti a centropagina, questo per chi è interessato alle questioni economiche della Fiat. La Stampa, Europa, schiaffo dei liberali a Grillo, anche qui l'apertura è su Grillo, troppe differenze, non vi vogliamo, la replica, bloccati dall'establishment. La fotonotizia è diversa dagli altri giornali. Lo sciopero della metro paralizza Londra, la Tube ferma 24 ore, autobus presi d'assalto e ingorghi di pendolari nella metropoli. Il Messaggero, Grillo, lo schiaffo d'Europa, poi a centropagina la vicenda dell'ospedale di Nola, ispezione dei carabinieri dell'ospedale senza lettighe, malati curati a terra, sospesi i medici. E a centropagina sempre banche, il governo apre sulla lista dei grandi debitori. Anche qui un po' più piccolo in realtà rispetto agli altri giornali. Addio Baum, lo scopritore dei valori liquidi. Il Messaggero commenta in modo inequivocabile quello che è accaduto a Grillo al Movimento 5 Stelle, la sconfitta personale del leader, mossa trasformista, è il commento di Mario Aiello. Il giornale, lo Stato non paga la protesi al poliziotto che ha perso la mano, la vicenda dell'attentato che c'è stato a Firenze nei giorni scorsi, i medici rischiano il posto per i pochi letti in ospedale. Il mattino, Nola, la notte della vergogna è il titolo di apertura e poi una notizia locale. Diego, Napoli, arrivo, voi fidatevi di Sarri, è la fotonotizia che lo ritrae ai premi FIFA. Sono pronto per lo spettacolo, dice Maradona. Rischio crack, l'allarme del comune Napoli, 120 milioni pignorati, riguarda il comune di Napoli. Il secolo XIX, liberali, porta in faccia a Grillo, e anche qui c'è l'apertura di politica italiana ed europea, ribellione all'accordo in Europa, il capo del Movimento 5 Stelle che dice fermati dall'establishment. È una notizia che il secolo XIX mette a centropagina. In Italia libera c'è l'intesa sui migranti e terrorismo, l'ennesima diremo, ma insomma, missione di Minniti, cooperazione anche sul petrolio. Neve su Istanbul è il titolo della fotonotizia. L'odissea degli italiani, bloccato un gruppo.